Siamo con Alessandra Albarelli, presidente di Federcongressi ed Eventi, Maria Chiara Gadda, promotrice della legge contro gli sprechi al Parlamento europeo di Bruxelles, dove sono state appena presentate delle buone pratiche per combattere lo spreco degli alimenti. Tra le buone pratiche anche Food for Good, che è il progetto di Federcongressi ed Eventi che promuove il recupero del cibo non consumato ma perfettamente edibile durante congressi, convention e meeting. È un progetto che ci dà molta soddisfazione e devo dire che abbiamo già raggiunto degli importanti obiettivi, perché siamo riusciti a recuperare quasi 80.000 piatti che sono stati donati ad opere caritatevoli e circa 5.000 chili di pane. Però il nostro obiettivo ovviamente è quello di raggiungere tutto il mondo degli eventi, quindi sempre di più abituare i nostri colleghi dei centri congressi, degli hotel che organizzano eventi a applicare alla fine la legge Gadda, sostenuti dai piccoli protocolli che noi abbiamo fatto su porto del mondo degli eventi. E per questo per noi è un'occasione di ringraziarti, e anche hai sempre partecipato ai nostri eventi, un'occasione per sentire quali sono i progetti di sviluppo della tua legge e l'applicazione. Intanto vi ringrazio, perché le leggi non camminano mai sulle gambe di chi le scrive, ma sul cuore e sull'intelligenza di chi le applica ogni giorno, e anche di tanti pionieri che decidono prima di altri di fare questa scelta. La legge 166 è entrata in vigore nel settembre del 2016 e oggi possiamo dire in Europa di essere tra i primi paesi ad aver reso sistematico il recupero delle eccedenze per solidarietà sociale. L'eccedenza per chi produce si genera talvolta anche in modo fisiologico, e se pensiamo al vostro settore è anche per tanti versi normale che si produca di più per una buona accoglienza, per un buon servizio. Il punto è un altro: capire se quell'eccedenza preziosissima, dall'alto valore nutritivo, dall'altissimo valore anche economico, può trovare una nuova vita, una nuova destinazione. E non è un caso che la legge 166 abbia finalizzato il tema dello spreco alimentare al recupero dell'eccedenza, che è una cosa più importante, per solidarietà sociale. Da un lato abbiamo dei prodotti alimentari che appunto sono di più nella catena, nella filiera agroalimentare, e dall'altro lato abbiamo tante persone, tante famiglie che sono in una condizione di bisogno. La legge ha un obiettivo: rendere più facile un percorso che in passato era possibile ma reso pesante dalla burocrazia e poco agevolato, poco incentivato dal punto di vista fiscale. Oggi non è più così, anche perché questa legge abbiamo provato a costruirla insieme e oggi dobbiamo sperimentarla, dobbiamo crederci, insomma. Quindi io credo che questa legge possa stimolare anche la fantasia, anche la motivazione dei dipendenti delle vostre aziende, perché sprecare è tutto sommato semplice, invece pensare di inserire la donazione nelle politiche aziendali rende anche tutto più moderno, più giusto. Certo. Sprecare non ha senso, non ha senso nemmeno sprecare il vostro lavoro, il vostro impegno, quindi davvero cogliamo insieme la legge 166 come un'opportunità anche per reinventare nuove politiche aziendali, e soprattutto invito tutti a conoscerla, a diffonderla, ma a interpretarla nella maniera corretta. La donazione è sempre possibile su ogni tipo di prodotto, certe volte i problemi sono organizzativi, sono logistici. La legge definisce in modo chiaro quali sono le responsabilità e soprattutto premia anche dal punto di vista fiscale chi dona, perché si fa un servizio per tutta la comunità. Quindi io davvero non posso che ringraziarvi per questa vostra scelta, per questo vostro impegno. E ultima cosa, queste iniziative promuovetele, fatele vedere, perché parlarne significa aumentare la cultura di tutti, delle aziende ma soprattutto dei cittadini. E ci sono progetti Albarelli da questo punto di vista, cioè di promozione del progetto di Food for Good
sono molti i progetti, stiamo partendo con una campagna di comunicazione che coinvolge non soltanto i soci che ad oggi hanno scelto di applicare questo progetto, che sono già molti, ma devono diventare molti di più, e quindi con questa campagna di comunicazione cercheremo di andare a coinvolgere tutte le aziende. E poi attraverso IMEX, che è la nostra fiera internazionale di settore, vorremmo che questa nostra esperienza diventasse un'esperienza internazionale, visto che oggi si è parlato proprio della legge italiana che diventa anche l'esempio per leggi degli altri stati dell'Unione Europea, potrebbe essere la stessa cosa per il mondo degli eventi del nostro progetto. Grazie.